Fabio Baldassarri, vittoria pesantissima con Livorno. Sì, una vittoria importante, era una partita difficile, venivamo da due risultati utili consecutivi e volevamo far bene anche oggi, ci siamo riusciti. Palla fondamentale la tua, a 6 minuti e mezzo dalla fine questo Livorno che non cadeva, l'hai scardinato proprio tu. Sì, è stata un'azione, siamo ripartiti, per un momento ho pensato di tirare, poi ho visto vince largo, l'ho servito, ho fatto l'1-2, bravo Luari, dammi la palla e poi è stato il gol, bene così. Bello, no? Un gol pesante in casa. Sì, sì, un gol pesante, una gioia grandissima. Io ho iniziato quest'anno, sono contentissimo, prendo un anno di esperienza e sono contento. Un 4-0 che non racconta la sofferenza di questa partita bloccatissima. No, è stata una partita bloccata, sì, chiusa, perché il primo tempo siamo scesi in campo un po' in confusione, non abbiamo giocato, non abbiamo fatto il nostro gioco, poi sono tempo che cambia la mentalità, siamo partiti subito, abbiamo preso 3-4 falli in pochi minuti, poi abbiamo sbloccato la partita e da lì dopo è stata in discesa. In discesa anche dopo il 2-0, Calamai gran tiratore, 2-su-2 dal dischetto. Sì, Calamai c'ha anche in allenamento, vediamo, un sinistro devastante, quando vede la porta è difficile fermarlo e è una sicurezza sui calci piazzati. Punti pesi per allontanare un po' la zona più brutta della classifica, ora però c'è la trasferta in Umbria durissima col Grifo. Sì, siamo partiti arrancando, ora terzo risultato utile consecutivo. E la prossima, l'ultimo girone di andata, speriamo di fare bene perché loro sono una bella squadra, se non sbaglio sono in cima alla classifica, speriamo di fare punti anche là e di chiudere il girone di andata con una bella vittoria.